che da altri luoghi vogliono intervenire per fare un confronto su quella che è la creatività nel settore artistico. Ecco perché si chiama Free Image Festival, cioè un'immagine libera alla quale partecipano tutti coloro che vogliono e che possono partecipare. Oggi internet e i mezzi di comunicazione ci consentono una partecipazione allargata, ci consentono di condividere conoscenze e condividere iniziative anche fra luoghi estremamente lontani, e a riprova di questo, fra i filmati che verranno proiettati, vi annuncio che ve ne sono due che vengono dall'Olanda, sono due progetti direi multinazionali, perché gli artisti che vi partecipano sono artisti che vengono da tutta l'Europa, e sono progetti legati al Blender Institute di Amsterdam. Questo, ripeto, soltanto per fare un esempio. Interverrà tra gli altri, vedete nel programma, nella serata finale, interverrà Biasco, che è un artista svizzero che si occupa di condivisione delle conoscenze e di diffusione, di modalità di diffusione appunto delle conoscenze. Quindi il leitmotiv di questa iniziativa è appunto la condivisione nel campo dell'arte e in particolare nell'arte visiva, ecco perché Image. Il free non è soltanto ovviamente per il discorso della condivisione, quindi condizione per la partecipazione e che le opere presentate siano rilasciate con licenze libere, cioè siano liberamente rappresentabili, ma non solo, che siano liberamente modificabili e utilizzabili per nuovi usi, per esempio per dei remix, per delle nuove creazioni. Ma la libertà è anche quella di partecipazione, perché chiunque può senza problemi, anche inviandoci via internet il proprio lavoro, trasmettere la propria esperienza artistica e condividerla, anche se a distanza, ripeto, di diverse centinaia o di migliaia di chilometri.